Un applauso un po' prematuro, manca un voto ancora, ma qualcuno forse ha sbagliato il suo conteggio personale. Applausi che giungono dal centro dell'Unifisco, da tutto il quadripartito, ma anche dal PDS, da rete, dalla rete, dalla lista Pannella, dal Partito Liberale, dal Partito Socialdemocratico, dai Verdi, dal Partito Socialista, che appunto hanno accettato la proposta della DC. Ma adesso Scalfaro ha davvero raggiunto il quorum dei 508 voti, è il nono presidente della Repubblica Italiana, tutti i grandi lettori. Cossiga gli affida un mandato esplorativo per formare un nuovo governo, ma è costretto a rinunciare. Quindi, con i voti determinanti della lista Pannella, della rete, dei Verdi, oltre a quelli del quadripartito, viene eletto presidente della Camera all'inizio di questa neonata legislatura. Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite. Liberi TV oggi è un altro collegamento importante che si inserisce in questa nostra tentativo di ricostruzione di memoria dell'anno 1992 per l'Italia e non solo, con tutta una serie di testimonianze importanti. E oggi abbiamo in collegamento con noi Romano Misserville, avvocato, già senatore nella decima, undicesima, dodicesima e tredicesima legislatura, anche vicepresidente del Senato, è stato anche sindaco di Filettino, insomma un'esperienza importante in politica, esponente del Movimento Sociale Destra Nazionale, ha vissuto ovviamente il passaggio dell'assetto organizzativo della destra italiana, dal Movimento Sociale Destra Nazionale ad Alleanza Nazionale, con qualche polemica che poi dopo, se vorrà, ci racconterà. Ricordiamo, per chi è più giovane, che il Movimento Sociale Destra Nazionale era il riferimento, l'organizzazione, il partito di riferimento della destra italiana, considerato, era una locuzione fuori dall'arco costituzionale, perché non era uno dei partiti che in qualche modo aveva partecipato alla Costituzione, alla creazione della Costituzione. E con Alleanza Nazionale si supera un po' questa cosa. Ma ovviamente poi ci sono state parecchie evoluzioni. Poi ne parleremo anche, ovviamente siamo in collegamento anche con Pierpaolo Signeri, che è il nostro consulente storico e culturale con cui portiamo avanti queste trasmissioni. Lo ringraziamo. Io non mi dilungo oltre, do la parola a Pierpaolo per entrare nel vivo della situazione, cerchiamo di essere rapidi se possibile con domande e risposte, e ringrazio ancora il senatore Misserville. Grazie Gianni, anzitutto io sono molto felice di questa conversazione con il senatore Romano Misserville, mi sento onorato di poter dialogare così su Liberi TV. Grazie. Perché sono un estimatore del senatore da vecchia data e siccome so che il senatore è un grande appassionato di cavalli, di ippodromi, allora si potrebbe anche iniziare a parlare del 1992 cercando una metafora. E la domanda che vorrei rivolgere al senatore Misserville è questa. C'è un film che io amo molto, che si titola C'era una volta in America, che è di Sergio Leone. In questo film si dice una frase che in genere è il contrario di quello che è il comune sentire. Cioè viene detto a un certo punto dal protagonista, da Robert De Niro, dice: i cavalli da corsa si vedono alla partenza, riconosci i vincenti e i brocchi. Questa domanda allora principale con cui iniziamo e che rivolgo al senatore Misserville è questa: i cavalli da corsa si vedono all'arrivo o si riconoscono già alla partenza? Hai ragione, De Niro. Invece alla partenza, per esempio, il cavallo sudato è un cavallo che non è da giocare, perché significa che è un animale emotivo e quindi in corsa non rende. Il cavallo
che non ha una forma fisica eccezionale si può scartare, perché significa che non è preparato per quella corsa. È vero che i cavalli si vedono alla partenza, molto spesso però questo giudizio alla partenza non corrisponde con l'arrivo effettivo, e proprio in questo sta il bello delle corse dei cavalli. Mark Twain diceva che la corsa dei cavalli è il massimo, è la massima espressione del libero pensiero, perché ognuno può adattare il proprio ragionamento all'animale che invece non ragiona. Ma questa, quindi allora, hai ragione di dire. Senatore, le voglio chiedere, questa visione si può riportare anche in politica, per i politici, vale anche... Beh, certamente. Politici. Io allora... Certamente. Inizierei nel 1992, per esempio, la principale corsa a cui lei ha assistito da un punto di vista particolare, cioè dai banchi del Movimento Sociale Italiano, ha visto, osservato, vissuto, testimone oculare della corsa al Quirinale, perché ricordiamo che Francesco Cossiga alla fine di aprile si dimise in anticipo rispetto alla fine del mandato come diciamo inquilino del Colle, e quindi iniziò la corsa per succedere a Francesco Cossiga come capo dello Stato. Allora, in quel momento, il 23 maggio, ormai una votazione dietro l'altra, si stava impantanando il Parlamento e ci fu la strage di Capaci, cioè ovviamente l'attentato a Giovanni Falcone, al magistrato Falcone, agli uomini della scorta, alla moglie. Quel fatto lei l'ha vissuto, era senatore, soprattutto l'ha vissuto anche rispetto alla sua sensibilità sulla giustizia, ma l'ha vissuta anche per la ripercussione che ebbe sulla corsa al Quirinale. Qual è il suo ricordo? La notizia arrivò mentre ancora eravamo impaludati in una serie di quelle votazioni inutili che si fanno come assaggio. Mi ricordo che in quelle occasioni avvengono le cose più impensate. Vengono votati o dei candidati di fantasia o dei nomi convenzionali. Per esempio, in una di quelle votazioni io avevo chiesto ad un gruppo di senatori di votare per Gran Condottiero, che era un mio cavallo, un cavallo che vinceva, e che prese 7-8 voti durante la lettura delle schede. E notai un moto di sorpresa, perché i due presidenti della Camera, che è Scalfaro, e del Senato, che era Spadolini, si consultarono e chiesero: ma questo Gran Condottiero è un deputato o un senatore? E siccome il nome ricorreva spesso, questa perplessità cominciò a serpeggiare per l'aula. Io chiesi la parola e spiegai che era un cavallo e che c'erano dei precedenti illustri nella storia. Caligola, per esempio, aveva fatto senatore il suo cavallo. Questo destò una certa ilarità ed anche un certo sdegno da parte dei soloni della politica. E il povero Gran Condottiero, nel corso di una mattinata, vide nascere e morire la sua carriera politica. Al suo posto venne eletto Scalfaro, che nessuno voleva votare, perché Scalfaro era circondato dalla completa disistima. Era inviso sia alla destra che alla sinistra, ed anche al centro, alla Democrazia Cristiana. Però fu abilissimo, perché una serie di suoi sostenitori
impostando la sua elezione sulla necessità di avere un presidente della Repubblica che rispondesse all'attentato in cui era morto Falcone e che desse quindi segno di una presenza dello Stato. Grazie a questo ragionamento, anche quelli che non avrebbero mai votato Scalfaro si decisero a votarlo. Ed ebbe tutti i voti dell'Assemblea, tranne quelli del Movimento Sociale Italiano. Perché io non l'avrei mai votato, nemmeno se me l'avesse ordinato Almirante in persona, perché avevo di scalo una decisiva così totale che poi si rivelò anche migliore alla realtà, perché Scalfaro fu veramente uno dei peggiori presidenti della Repubblica che abbia avuto l'Italia. E così avvenne in Scala, sconfisse il gran condottiero, cioè un politico di lungo corso, mediocre, bolzo, riuscì a sconfiggere un puro sangue che invece era brillante e pieno di risorse. E questo non è normale. Quindi, senatore, se non ci fosse stato questo cambiamento, al Quirinale sarebbe salito, secondo lei, Giulio Andreotti? Andreotti, sì. C'erano già delle trattative in corso. I voti del Movimento Sociale erano stati ricercati. Il Movimento Sociale era un po' il diavolo, però certe volte i patti col diavolo si fanno e sono fatti autoproducenti. Si sta ricercando attraverso una serie di colloqui una convergenza su Andreotti. Andreotti invece venne travolto da questo evento, non so quanto imprevedibile. Volevo chiedere, tra l'altro, lei con il senatore Giulio Andreotti aveva questa passione proprio per i cavalli, no? Per le corse, gli ippodromi. Ecco, che tipo di rapporto ha avuto con il senatore Andreotti? Vi è capitato mai di confrontarvi sulle corse dei cavalli o su... Che ricordo ha lei? Lui era appassionato e competente, però si fidava anche di me. E ogni volta che correvo il mio cavallo mi dava 50.000 lire, che sarebbero 25 euro di oggi, da giocare sul mio cavallo. Spesso gli riportavo dei bei soldini e lui era molto soddisfatto di questo successo. Però con Andreotti avevo un rapporto antico di amicizia, di famiglia, e lui era molto amico di un mio zio gesuita che era confessore di De Gasperi, e quindi avevo un rapporto molto cordiale con la mia famiglia, e gli diceva che ero l'unica pecora nera della mia famiglia, nero in tutti i sensi, perché appartenevo al Movimento Sociale Italiano, dove sono entrato credo nel 1947, a 13 anni, e poi ho chiuso la mia carriera con l'espulsione dal Movimento Sociale. Io dissi in quell'occasione, o era cambiato il partito o ero cambiato io, siccome io non pensavo di non essere cambiato, evidentemente era cambiato il partito. Non dette la dimissione, aspettai di essere espulso, proprio perché non volevo dare alibi a chi voleva la mia eliminazione dalla scena politica. E così posi fine alla mia carriera.
E io volevo raccontare un aneddoto anche. Mi ricordo che era un'occasione pubblica, non so se era un convegno o qualcosa che avevo organizzato a Frosinone, eccetera. Ricordiamo che 1992 è anche il passaggio che c'è dal referendum 1991, che è sulla preferenza unica, e se raccolgono le firme nel 92 per l'altro referendum, sempre sulla legge elettorale, del 18 aprile 1993, sull'abrogazione della proporzionale. Io mi ricordo benissimo, era il 94, il 95, ovviamente c'era nella legge Mattarellum il 75% di maggioritario uninominale e 25% di proporzionale. E il senatore Mister Ville era candidato sul collegio diciamo di Frosinone del Senato, e venne poi eletto appunto sull'uninominale maggioritario, e disse questa frase molto importante, secondo me, dimostrando di aver capito già all'epoca quello che era il vantaggio della riforma uninominale maggioritaria, e cioè disse questa frase: io non sono il senatore di Alleanza Nazionale, io sono il senatore del Polo della Libertà, facendo capire che il suo consenso, il suo elettorato, non si richiudeva nel partito che l'aveva candidato, ma nella coalizione con cui lui si era presentato agli elettori e da cui aveva ricevuto il consenso. Quindi volevo chiedere al senatore, sulla legge elettorale, visto che se ne parla ancora oggi, quel meccanismo invece appunto uninominale e maggioritario ha ancora un valore? Possiamo sperare di ricreare quella situazione, o secondo lei si ritornerà a un proporzionale tipo prima Repubblica? Ma i sistemi elettorali cambiano a seconda delle convenienze di chi li elabora e soprattutto delle convenienze di chi comanda, perché ognuno spera di ottenere dal sistema elettorale il massimo risultato. Spesso viene tradita questa sua attesa, come avvenne nel 1953 con la Democrazia Cristiana, che fece un sistema elettorale che venne definito una legge truffa, si alleò con tutti i partiti possibili, doveva raggiungere con il consenso degli alleati il 51%, si fermò al 50, virgola qualcosa, per cui rimase bugiardo. Quasi tutti quelli che elaborano questi sistemi ingegnosi e un po' truffaldini poi ci rimettono le penne. Io penso che un sistema misto, maggioritario e proporzionale, sia un sistema equilibrato, corretto e anche giusto, proprio perché ha tutte queste caratteristiche, è ben difficile che venga accettato. Si tornerà probabilmente al proporzionale puro, che è il contrario della rappresentatività dal punto di vista governativo e operativo, perché significa frammentare il Parlamento in una miriade di partiti in cui i partiti più piccoli, con pochi voti, hanno la preferenza e la prevalenza sui partiti più grandi, perché possono condizionare le maggioranze e quindi ricattare ogni governo che sta per nascere. Io spero che questo non avvenga. Se avverrà, ci troveremo di fronte ad una palude dalla quale sarà ben difficile uscire democraticamente. E volevo ricordare anche ai telespettatori di Liberi TV che appunto nel 1992 ci sono due eventi tragici, terroristici, quello della strage di Capaci e la strage di Via D'Amelio, in cui perde la vita il magistrato Paolo Borsellino, gli uomini della scorta, proprio sotto casa della mamma del magistrato. Era il 19 luglio. Nel frattempo,
quell'anno era stato anche un anno elettorale, perché si era andati al voto e quindi c'era stata la campagna elettorale, diciamo nel marzo 92, e si votò mi sembra il 5 aprile 1992, e a marzo ci fu l'assassinio di Salvo Lima in Sicilia, e poi tutta una serie di escalation che portarono all'emergere di Mani Pulite, l'inchiesta su la corruzione eccetera, Tangentopoli. Insomma, volevo chiedere al senatore, dai banchi del Movimento Sociale Italiano, che clima si respirava nel 92 con questi omicidi, questi atti terroristici, Mani Pulite, Tangentopoli, e soprattutto la giustizia, che stagione stava vivendo all'epoca? Era un clima di grande attesa, perché bisogna ricordare che il Movimento Sociale Italiano era l'unico partito che non era stato toccato da Tangentopoli, era riuscito indenne da tutta questa vicenda giudiziaria, e quindi c'era un clima di attesa, si aspettavano le elezioni per vedere che risultato avrebbe dato questo clima. Poi ci fu il cataclisma di Mani Pulite, e questo travolse soprattutto la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, che erano i due partiti di governo. Non travolse il Partito Comunista, perché, come giustamente ha detto Di Pietro in un'intervista, furono più abili a nascondere le prove delle tangenti che avevano ricevuto. Mi ricordo che c'era un tale Greganti, che era il responsabile economico del Partito Comunista, che finì in carcere. Però, a differenza dei socialisti, che poté avere la libertà provvisoria, parlavano subito, o dei democristiani, che confessavano anche quello che non avevano commesso, questo Greganti si fece tutto il carcere preventivo, non aprì bocca e salvò così dal marasma generale una parte del Partito Comunista, sebbene tutti quanti sapessero che anche il Partito Comunista faceva parte del sistema e ne godeva i profitti. Gli altri partiti furono spazzati via perché erano dei partiti di arrampicatori, di mangiatori, di forchettoni. Noi aspettavamo da questo risultato elettorale straordinario, che non venne, perché nel frattempo scese in campo un signore che si chiamava Berlusconi e che aveva l'intelligenza politica di saper cogliere quel momento. In pochi mesi fondò un partito, lo strutturò in tutta Italia, lo dotò di uomini che non avevano nessuna esperienza politica e vinse le elezioni. Naturalmente, questo gli costò di dover riconoscere il Movimento Sociale Italiano e il suo contributo, tanto che nel primo governo Berlusconi il Movimento Sociale Italiano, che era stato considerato sempre come il diavolo della democrazia, entrò trionfalmente nel governo, ricoprì molti incarichi, ebbe la vicepresidenza con l'indimenticabile Pinuccio Tatarella. In quell'occasione si verificò anche il fatto istituzionale gravissimo per l'antifascismo di un rappresentante del Movimento Sociale Italiano che diventò presidente vicario del Senato, e questo ero io. Naturalmente, e questo stravolgimento comportò veramente una specie di rivoluzione copernicana, per cui saltarono tutti i valori, ci furono risse, ci furono ribellioni, non di piazza, perché la piazza aveva capito che il Movimento Sociale Italiano era una risorsa ed una riserva di onestà per il paese.
ci fu però un rivolgimento della classe dirigente che si vide incarcerata, spodestata e condannata, qualche volta anche condannata ingiustamente, da una magistratura che da quel momento smise di essere una magistratura per diventare un partito politico. Partito politico che aveva un suo programma obiettivo, che lo imponeva a suon di manette e che poi ha continuato per questa strada fino ad arrivare al marasma attuale. Perché quello della la vicenda della magistratura, del CSM, dei magistrati dell'Associazione Nazionale e così via, è veramente qualcosa di incredibile che mina lo Stato nelle sue fondamenta. Il fatto che il Presidente della Repubblica sia intervenuto blandamente e che il Procuratore Generale della Corte di Cassazione abbia dovuto riconoscere che c'è una vergognosa destabilizzazione del sistema, indica la profondità della crisi. E una cosa mi viene un attimo, diciamo, da aggiungere rispetto a questo perfetto quadro che il senatore Misserville ha fatto, ovviamente guardando le cose da come l'ha vissuta dai banchi del Movimento Sociale Italiano. Cioè, all'interno del Partito Radicale di Marco Pannella gira una leggenda, poi volevo sapere se è vera questa leggenda, che il senatore Misserville, in occasione forse del suo primo discorso, non so se nel 92 o precedente, di insediamento al Senato della Repubblica, fece un intervento improntato sull'elogio di Marco Pannella e dei radicali. Non so se questo sia vero, però a Torre Argentina, dove c'è la sede del Partito Radicale, c'è questa leggenda che gira, e volevo aggiungere che sicuramente anche il Partito Radicale è stato il partito che non è stato toccato da Mani Pulite e da Tangentopoli. Perché Marco Pannella, anche quando Craxi fece il discorso e disse si alzi in piedi chi non è stato parte di questo sistema, e Marco Pannella alzò la mano, e in effetti i radicali non furono toccati minimamente dalle indagini né di Tangentopoli di Mani Pulite. Questo per completare il discorso. Certo. Ma è vera questa cosa del discorso di insediamento? Io sono sempre stato un ammiratore di Marco Pannella, perché era un uomo di grande onestà intellettuale. Ha impostato e vinto delle battaglie che in Italia nessuno aveva avuto il coraggio di combattere. La battaglia del divorzio, che io ho combattuto dall'altra parte per l'abolizione della legge sul divorzio, era una battaglia di civiltà, una battaglia di libertà, anche se così come era concepita, la legge appariva più un ripudio che un divorzio. Però Pannella, non bisogna dimenticare che era l'unico personaggio politico che partecipava ai congressi del Movimento Sociale Italiano, prendeva la parola, veniva rispettato, applaudito, nessuno si sognava di contestarlo, perché rappresentava questa onestà intellettuale, questa intelligenza politica. Intelligenza, come dice l'etimologia della parola, significa intus, leggere, cioè andare oltre le apparenze, cercare di capire le ragioni degli altri. E Pannella aveva questa intelligenza politica. Io con Marco Pannella ho avuto un rapporto di amicizia. Quando i radicali raccoglievano le firme per presentare le liste alle regionali, e mi ricordo un episodio, a Frosinone c'erano tre ragazzi radicali
che sotto la pioggia, davanti alla stampa, cercavano di raccogliere delle firme che nessuno voleva dare. Io andai in federazione del Movimento Sociale Italiano, presi dei ragazzi che aiutarono questi giovanotti a raccogliere le firme, ospitai questi nuovi ragazzi, bagnati, morti di freddo, a cena. E Pannella la notte mi telefonò per ringraziarmi, nonostante io avessi pensato di fare soltanto il mio dovere di uomo e di democratico. Ecco, questo è stato il rapporto con Pannella e con tutti gli altri radicali. Io sono stato un estimatore del senatore Spadaccia, che era un combattente che affrontava tutte le battaglie più difficili, e credo che anche lui si ricordi di me con affetto, proprio perché avevamo questa comune condotta. Sono stato amico di Bossi, prima Paniera, quando era l'unico senatore della Lega e da solo in Senato si alzava e in quella maniera disordinata combatteva la sua battaglia. Io mi mettevo vicino a lui, cercavo di dargli dei suggerimenti di comportamento, non dei suggerimenti, delle idee. E Bossi in quel tempo era una persona coraggiosa e simpatica. Adesso, non so, poi è passato tanto tempo, se lo sia rimasto. Senatore, allora, anzitutto volevo testimoniare questa reciprocità con il senatore Gianfranco Spadaccia, che lei forse non sa, ma questi incontri che stiamo facendo con Gianni Colacione, Liberi TV, sul 1992 hanno già avuto anche Spadaccia come interlocutore. E Spadaccia, poi dopo finita la trasmissione, ha ricordato insomma il senatore Mister Ville. Tra l'altro credo che Spadaccia abbia da parte di madre delle origini di Ceccano, credo che abbia al cimitero di Ceccano alcuni parenti da parte della madre. Quindi, e poi abbiamo fatto questi dialoghi sul 92, abbiamo avuto come ospiti già Claudio Martelli, che all'epoca era ministro della giustizia, poi abbiamo avuto Enzo Scotti che era ministro dell'interno, almeno fino al governo Amato, poi a giugno arrivò al governo Amato e venne sostituito Scotti perché vabbè, poi c'era tutto un discorso interno alla DC sull'incompatibilità tra l'essere ministro e l'essere parlamentare, e lui scelse Scotti di rimanere parlamentare, fece un periodo di pochi giorni come ministro degli esteri e poi tornò diciamo nel Parlamento e rinunciò alla delega del Dicastero degli Esteri. Poi ci siamo incontrati con Bobbo Grazzi per ricordare anche il discorso del papà Bettino il 3 luglio 92 in Parlamento, e quindi Spadaccia, adesso lei. Quindi diciamo abbiamo cercato a di proposito, fare... Sì. A proposito di Grazzi, non fu solo Pannella ad alzarsi in piedi quando Craxi disse di non essere stato partecipe di questo sistema, abbia il coraggio di alzarsi in piedi. Ci alziamo in piedi anche noi parlamentari del Movimento Sociale Italiano con Almirante alla testa. Ci alziamo tutti perché noi non avevamo avuto nulla a che fare né con Tangentopoli né con il sistema né con i vantaggi del sistema. Io sono stato per tanti anni avvocato e non ho mai avuto un incarico da un ente pubblico, da un'assicurazione, proprio perché ero un avvocato che dichiarava di essere del Movimento Sociale Italiano, eppure non ero un pessimo avvocato. Gli altri invece a turno hanno partecipato ai vantaggi di questo sistema, ma per noi era una scelta di vita e si sapeva
che entrando nel Movimento Sociale Italiano ci si condannava all'ostilità generale, non della popolazione, all'ostilità generale del sistema, che proprio sul fatto di essere un sistema esclusivo fondava la sua potenza. Noi sapevamo perfettamente, io e tanti altri valorosi colleghi, di essere condannati all'ostracismo, però avevamo fede e, come si dice, la fede vince da sola le battaglie. Questo è stato un po' tutta l'impostazione della mia vita. Non sarei mai uscito dal Movimento Sociale Italiano se non ne fossi stato espulso. Mi si chiese di dimettermi, mi si disse anche che dimettendomi avrei ottenuto un incarico prestigioso. Io ho preferito essere espulso perché volevo che si sottolineasse questa ragione della mia dissidenza. Ma quale fu il motivo dell'espulsione? Quale fu il motivo addotto per respenderlo? Dunque, il motivo addotto è un motivo che mi fa onore. C'era stata una legge votata nella notte tra il primo e il 2 gennaio in commissione, non era venuta in aula, che aveva assegnato a tutti i parlamentari, al Senato e alla Camera, un certo numero di milioni, 200 milioni ai senatori, 100 milioni ai deputati, ciascuno. E questa legge faceva sì che io avessi diritto a riscuotere 200 milioni. Io sono stato sempre contrario al finanziamento pubblico dei partiti, ma un finanziamento fatto nottetempo era addirittura vergognoso. Non solo era contrario alle mie convinzioni, appariva troppo simile ad un autentico furto. E allora presi questi 200 milioni. Il partito voleva che li trasferissi alle gerarchie del partito. Io invece presi questi 200 milioni e li detti agli ospizi, agli orfanotrofi, alle associazioni di beneficenza, agli terremotati delle Marche, di tutti quanti, ai lavoratori dello stabilimento Annunziata, che in quel momento andava in fallimento, di tutti quanti. Questo invece di segnalarmi agli occhi del partito come una persona meritoria, mi aggravò la situazione, diventai un reprobo, soprattutto perché davo il cattivo esempio. Tutti gli altri parlamentari avevano preso questi soldi e li avevano versati nelle casse del partito. Io invece li avevo versati nelle tasche degli italiani più disagiati. E questo non mi fu perdonato. Per cui io chiesi ed ottenni di essere espulso. E allora, questo le fa onore, come si sarebbe detto un tempo. E volevo aggiungere una cosa. Queste trasmissioni, grazie a Liberi.tv e a Gianni Colacione, vogliono rivolgersi agli studenti di oggi, agli universitari di oggi, ai liceali di oggi, perché nel 1992 ovviamente non c'erano, però quell'anno noi l'abbiamo scelto quasi come il crocevia di una serie di elementi che riguardano l'attualità, cioè il tema della giustizia, il tema delle riforme costituzionali, istituzionali, il tema della crisi economica, il primo governo veramente di rigore che fu il governo Amato, poi seguì il governo Ciampi, eccetera. C'è tutta una serie di elementi economici, sociali, politici che si concentrarono nel 92, che purtroppo sono rimasti inevasi, cioè non sono stati realizzati quei cambiamenti, non sono state realizzate quelle riforme necessarie. Allora chiedevo, pensando anche ora a rivolgersi agli studenti e ai ragazzi di oggi che nel 92 non c'erano,
Lei che cosa direbbe di quell'anno e soprattutto che cosa direbbe ai giovani di oggi, anche a coloro che vorrebbero dedicarsi alla politica nella situazione in cui noi oggi ci troviamo? Qual è il suo messaggio per i giovani che spesso vengono bistrattati ed esclusi perché non sono elementi di produzione e quindi se c'è da investire non si investe mai né nella scuola né nell'università né nella ricerca, perché c'è il bisogno di raccogliere subito a livello elettorale un tornaconto immediato, un consenso immediato, no? E non si ragiona mai nell'investimento. Allora, che cosa direbbe ai ragazzi di oggi, agli universitari e liceali di oggi? Gli anni importanti sono stati quelli tra il 92 e il 94. Anche il 94 è stato importante, perché nel 94 c'è stata l'evoluzione della sinistra, l'evoluzione della destra e l'irruzione in politica di Silvio Berlusconi, che è stata una novità travolgente. Proprio per questo è stato avversato e perseguitato, soprattutto dal partito che nel 1992 aveva preso a comandare l'Italia, cioè dal partito dei magistrati. Dal 1992 i magistrati in Italia hanno sempre fatto il bello e il cattivo tempo. Sono stati loro che hanno fatto la fortuna o la sfortuna di personalità politiche. Sono stati loro che hanno dato delle impostazioni che poi si sono rivelate disastrose. Sono loro che hanno portato la magistratura ad una situazione di sfascio e di disistima totale come quella attuale. Io credo che nemmeno Tangentopoli sia stata così devastante come è stata per la magistratura l'ultima vicenda, quella che fa capo a Palamara. Palamara è l'esponente di quella magistratura, intrallazzatrice, prepotente, arrogante. È l'esponente di quella parte della magistratura che tutti abbiamo imparato a temere e a detestare. Io dico ai giovani, abbiate fiducia, perché il tempo è galantuomo, perché i cavalli si vedono alla partenza, ma si vedono anche all'arrivo. E se voi intraprendete una carriera politica con onestà, con intelligenza e soprattutto con competenza, avrete sicuramente successo, perché la storia lavora in vostro favore. Le contingenze sono accidenti, come diceva Don Ferrante. Questo governo attuale è un governo accidentale. Vive soltanto perché c'è in corso un'epidemia e perché hanno una disperata fame di poltrone e paura di doverle abbandonare. Sopravvive, ma è un governo che non farà certamente la storia. Voi dovete fare la politica per la storia, come se fosse ogni volta davanti ad un ultimatum. Sai che mi dice il mio unico maestro, che si chiama Giorgio Almirante? Vivi come se dovessi morire domani. Opera come se non dovessi morire mai. E aveva perfettamente ragione. Vi ringrazio per questa chiacchierata che mi ha fatto tornare un po' di vispolemica. Ma facciamo noi che la ringraziamo, senatore. Io, grazie. Per ringraziarla, volevo ricordare un suo collega, avvocato Mauro Mellini, già parlamentare radicale, che è molto attivo nella critica a questo sistema della magistratura, ha scritto proprio un libro intitolato Il partito dei magistrati. Aveva ragione, era un coraggioso. Sì, sì. Era un coraggioso. Io l'ho conosciuto bene. Quando si trattò di difendere alcuni ragazzi del Movimento Sociale Italiano,
che erano stati ingiustamente accusati di cospirazione politica. Io li assistetti e chiamai con me Mauro Merlini e Franco Degadalto, un altro parlamentare radicale che era un grande avvocato, che difesero questi ragazzi con coscienza, con competenza, con onestà, e alla fine li fecero assolvere. Quindi anche avvocati coraggiosi hanno illustrato il Parlamento. Comunque Mauro Merlini è ancora vivo, lo dico perché è molto anziano, ma è vivo. Sì. Perbacco, se lo incontrate, se avete modo di comunicare con lui, fatevi i miei auguri più vivi. Vabbè. E ditegli che io lo ricordo sempre con grande stima e simpatia. Franco Degadalto purtroppo è morto da diverso tempo, prematuramente giovane, ed era uno dei migliori avvocati italiani. Beh, un'altra battaglia forse comune, anche con Marco Pannella e Radicali, forse è stata quella per Enzo Tortora, no? Quando negli anni Ottanta, diciamo, sempre quel meccanismo teso a stritolare le persone e che invece di creare giustizia creano ingiustizia. Ecco, il caso Tortora è più eclatante perché Enzo Tortora era un molto conosciuto, una persona popolare, nota televisivamente, insomma, molto visibile. Quindi, però, quanti Enzo Tortora sconosciuti ci sono in Italia? E che certo. E quello quindi fu una battaglia simbolica, quella su Enzo Tortora, affinché venisse al pettine il nodo della giustizia in Italia, che purtroppo, come lei ha detto, non solo non si è sciolto, ma rischia di essere... Si è aggrovigliato. Si è aggrovigliato. A proposito di Enzo Tortora, sapete che fine fece il magistrato che, leggendo male le carte, lo mise in carcere? Poi sostenne l'accusa fino alla condanna di primo grado. Era un procuratore della Repubblica di Napoli, finì prima presidente del Tribunale, poi presidente della Cassazione, presidente di sezione della Cassazione. Pensate che bella carriera costruita su una cosa così vergognosa. Qualunque altro dipendente statale sarebbe stato cacciato a pedate dopo un errore del genere. Questo è diventato presidente di sezione della Cassazione grazie ad una legge che consente ad ogni magistrato di fare automaticamente carriera fino ad arrivare ai massimi gradi, e grazie ad una legge che consente all'arbitro di diventare giocatore e al giocatore di diventare arbitro. È la legge sulla separazione delle carriere, che è stata sempre promessa e mai attuata. E nella commissione delle riforme costituzionali, presieduta da De Mita, io sostenni questa legge sulla divisione delle carriere, sulla impossibilità di previsione di queste carriere automatiche. State chi venne avversato da un signore che si chiamava Sergio Mattarella e che ancora adesso sta lì ed assiste impassibile a quello che sta succedendo in Italia. Era mio vicino di sedia della commissione bicamerale. Quando io avanzai questa proposta, si scandalizzò, la segnalò all'Associazione Nazionale Magistrati, che pubblica un bollettino, che pubblicò per intero la mia proposta, evidentemente additandomi all'esecrazione di tutta la classe dei magistrati. Ma per fortuna ci sono anche molti magistrati onesti a cui non interessa la politica, mi interessa di fare carriera sulla politica. A tal proposito, tra l'altro, c'è stato anche un referendum sulla separazione
separazione sulla responsabilità carriere, civile dei magistrati, sulla responsabilità civile dei magistrati, sai che percentuale ottenne il referendum? Non mi ricordo. Il 97%. Il 97% Bulgara, dei votanti chiese. Una maggioranza chiese che venisse riconosciuta la responsabilità civile dei magistrati. Quel referendum è stato messo in un cassetto e chiuso a chiave. La legge sulla responsabilità civile dei magistrati, io dissi in un mio intervento al Senato, è come il cacao meravigliaro, un prodotto molto regolamentato ma inesistente. Veramente, una cosa volevo dire, il mio film stracult, si direbbe oggi, no? Il mio film stracult è Febbre da cavallo. Febbre da cavallo con Gigi Proietti e Enrico Montesano, Mandrager, Pomata. Allora, rispetto al discorso che ha fatto lei, pensando a quel film, possiamo dire che oggi in Italia ci sono in politica delle corse truccate? Ma soprattutto, vedi, io ho frequentato gli ippodromi, un po' perché sono appassionato di cavalli, ma soprattutto perché gli ippodromi sono gli unici luoghi in cui non si rischia di incontrare degli asini. E questo mi ha fatto vedere anche i luoghi reconditi. Non ci sono corse truccate, ma nella politica ci sono molte corse truccate, soprattutto truccate da un'informazione compiacente, serva del sistema, che per un pugno di lenticchie venderebbe la madre e il padre pur di accontentare un potente e di fare una piccola carriera. Ecco le corse truccate della politica. Ci sono degli scommettitori abili che truccano le corse e ci guadagnano sopra. Pierpaolo, possiamo chiudere così? Sì, benissimo, sì. Grazie. Allora, senatore, grazie a Pierpaolo Segneri, grazie al senatore Misterville, con queste parole abbastanza amare sull'informazione e sulla situazione attuale chiudiamo questo appuntamento. Seguiteci su Libri TV, grazie ancora al senatore Misterville. Arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci, grazie. Mm-hmm.